Buonasera a tutti, grazie di essere qui nella, diciamo, in questa anteprima delle giornate FAI di primavera a Villa Severi. Io voglio ringraziare prima di tutto l'ingegner Carlo Grossi, presidente della Fondazione, per aver voluto che la delegazione FAI Pesaro Urbino aprisse per la prima volta al pubblico questa bella dimora con il suo bellissimo parco e soprattutto la collezione d'arte che Meuccia Severi, che ha voluto la nascita della Fondazione nel 2008, aveva sicuramente in animo di far conoscere alla comunità. Quindi sono contenta veramente di aver potuto con i miei volontari offrire alla città questa apertura, grazie appunto alla disponibilità e alla generosità della Fondazione. E, spero che gradirete sicuramente questa visita. Abbiamo visto che ha avuto un grande successo, appena messa online sono stati completamente riempiti i turni. Io sono veramente contenta che sia Anna Maria Benedetti Pieretti, fondatrice della delegazione FAI di Pesaro Urbino, storica dell'arte, amata ed apprezzata da tutti e nostra amica, come era amica di Meuccia Severi, a raccontarvi la storia di Meuccia e della collezione che potrete ammirare più tardi. Buona serata e buon ascolto e grazie. Siamo qui per ammirare questa collezione di opere d'arte di Meuccia Severi, che oggi è una fondazione, come ha detto Fiammetta, che è sorta nel 2008. Ed è una grande ricchezza per Pesaro. Pochissimi la conoscono. Io penso che quando Pesaro, fra un anno, sarà capitale della cultura, questo sarà un luogo molto richiesto per essere visitato. E qui noi abbiamo pitture, sculture, oggetti che voi vedete anche su questo tavolo di vetro preziosi, e poi girando vedrete anche delle ceramiche preziose, anche quelle racchiuse dentro delle vetrine. Comunque questa ricchezza che ci colpisce ancora oggi è stata realizzata da Meuccia Severi. Veniamo subito a parlare di lei, Meuccia Severi, sposata a Salvaterra, che era nata a Carpi ed era la prima di 5 figli, che erano 3 maschi e 2 femmine, una sorella e lei. Il padre, vi faccio un po' la storia perché molti non la conoscono, il padre Carlo era un piccolo industriale che produceva in paglia dei cappellini per le signore e anche dei cappelli da lavoro per la campagna. Questa produzione, pensate che fin dal 1500 era una tradizione manufatturiera molto diffusa nel territorio di Carpi e dintorni. Adesso noi non stiamo qui a fare l'analisi di questa attività, però basta dire che la gran parte del lavoro era basata su una manodopera femminile che lavorava a casa, a domicilio. Pensate che nella prima metà del Novecento i cappelli da lavoro per la campagna erano esportati in tutto il mondo, quindi era un'industria che rendeva. In seguito tale fabbricazione fu affiancata e in parte sostituita dalla lavorazione della maglia, anche questa fatta sempre a domicilio. E questo mondo Meuccia impara a conoscerlo fin da quando è ragazza, è giovane, e nello stabilimento di suo padre, che era un lavoratore instancabile, severo, rigoroso, faceva lavorare tutta la famiglia dalla mattina alla sera, anche la domenica. E quindi questo Carlo Severi guadagnò molto e comperò molti terreni intorno a Carpi. E Meuccia amava ricordare che fin da ragazzina si divertiva ad affiancare alla stilista dell'azienda nei cappelli per le signore, che erano in feltro, delle velette, delle piume, dei pompon,
e addirittura girava l'Italia già da ragazza per andare nelle città dove si facevano degli accessori per questi cappelli. Per esempio a Napoli lei trovava dei fiori decorativi di una fattura elevatissima. Poco più tardi Meuccia inizia a tenere la contabilità dei dipendenti che lavoravano a Cottimo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cappello in paglia fu sostituito da quello in tela che viene prodotto industrialmente. E allora il padre Carlo dice: io non gliela faccio più a far lavorare a Cottimo, quindi vende tutti i terreni che aveva intorno e compra un palazzo in centro a Carpi, Palazzo Foresti, che dentro aveva una collezione d'arte antica e che era di grande valore. E quando Meuccia conosce il marito, che si chiamava Arrigo Salvaterra, era una giovane molto benestante, perché il padre aveva fatto tanti soldi con questo lavoro dei cappelli, che amava già da allora la ricercatezza. Quando conosce Arrigo, che fra parentesi non sto a parlare di lui, ma fu un valoroso combattente della Seconda Guerra Mondiale ed ebbe anche vari riconoscimenti, quando conosce Arrigo, lei è una giovane benestante che ama proprio la ricercatezza. Si sposano a Carpi nel 50, si trasferiscono a Pesaro, dove il marito lavorava nella distribuzione di generi alimentari, di salumi, eccetera. Avevano in via Petrucci una specie di deposito. Però a Meuccia non piaceva questa attività, questa occupazione, e decide di avviare un'attività che era più consona alla sua personalità, cioè quella della maglieria. Infatti, a parte la rigida educazione paterna che li faceva lavorare tutti dalla mattina alla sera, lei dalla madre aveva imparato a cucinare, però era stata alla scuola di ricamo dalle suore, poi alla scuola di taglio e cucita e anche del ricamo a macchina. E inizia questa sua attività e tra il 1951-52 cosa fa? Inizia a reclutare delle maestranze, potremmo dire, femminili nelle campagne circostanti. Cioè lei cosa fa? Va di persona a cercare nelle case anche dei contadini, a cercare le ragazze, a convincerle a imparare un mestiere. Così nasce una ditta che nel corso degli anni si sviluppa al punto di avere addirittura una cinquantina di dipendenti. Pensate che nel 1977 arriva a produrre 10-15 mila capi di maglieria al mese. Pensate quanta gente lavorava a casa per lei. E c'erano circa 200 ragazze che lavoravano sul territorio per lei. E allora Arrigo, il marito, decide di lasciare questa sua attività di vendita di prodotti alimentari e si mette anche lui nel settore della maglieria, anche perché era un settore molto collegato col mercato americano, con il prêt-à-porter, con il pronto moda, e quindi è un'attività che a loro rende moltissimo e quindi c'è un accumulo di beni economici notevole che permette quindi tante cose e tante realizzazioni. Arrigo muore nel 2009 e Meuccia muore nel 2019, però dopo nel 2000 loro cessano qualsiasi attività, ma quello che è importante dire è che lei rappresenta un'imprenditoria femminile che fino allora a Pesaro non si era mai vista. E il mio rapporto personale con Meuccia è stato sempre molto positivo. A suo tempo mi chiese di catalogare le opere d'arte che voi vedete qui da lei raccolte, però io non potei accettare perché avevo dei gravosi impegni familiari di salute, una catalogazione che poi è stata fatta egregiamente da Federica Facchini. Solo negli ultimi anni, avendo lei finanziato un restauro di un quadro della chiesa di Santa Maria di Loreto, che si chiama
La Madonna delle Lacrime, e mi chiese di presentarlo ed io lo feci molto volentieri. Era sempre ospitale e sapeva nelle sue cene riunire delle persone che erano affini per cultura, per educazione, e era veramente una persona con cui si poteva instaurare un rapporto di amicizia molto rapido. E oltretutto era una donna che per quei tempi era all'avanguardia. Pensate che amava le fuoriserie, guidava, già negli anni 50 una donna che guidava era eccezionale. E aveva delle macchine particolarissime. E prima di che voi facciate questa passeggiata all'interno della villa e anche all'aperto, dove vedrete pitture, sculture e oggetti come quelli che sono su questo tavolo, che sono dei vetri preziosissimi, io vi elencherò dopo quali sono le opere d'arte su cui vi dovete soffermare, e chi viene domani avrà i ciceroni che faranno la spiega. Però volevo parlarvi un po', perché qui è tutta una collezione, di quello che è il collezionismo d'arte, cioè chi fa collezione di opere d'arte. Per non far nomi, qui abbiamo una colonna portante della Fondazione. Dov'è il nostro Elio Giuliani? Ecco, Elio Giuliani ha una raccolta di autori pesaresi notevole, quindi bisogna tenerne conto. E poi qui, fra di noi, non faccio nomi, ci sono altri importanti collezionisti che io vedo nello sfondo di questa stanza. Come nasce questa passione? Il collezionismo d'arte, cioè l'abitudine, che è di origini molto antiche, di famiglie, di soggetti privati, di raccogliere delle opere d'arte, è connessa strettamente a delle motivazioni culturali, estetiche, al mecenatismo, cioè io voglio aiutare un artista, e anche al mercato dell'arte. E alcune delle più ricche collezioni del passato sono andate a costituire il nucleo originario di musei importanti. Nell'antichità greco-romana già c'era il collezionismo, però decade nel Medioevo. Perché? Perché la Chiesa reprimeva e condannava ogni forma di ostentazione di lusso, quindi le opere che erano nelle chiese oppure erano nelle abbazie medievali dovevano spingere i fedeli soltanto nella sfera spirituale, quindi non erano valorizzate. Invece il valore storico e documentario dell'opera d'arte tornò ad essere compreso da un grande poeta, Francesco Petrarca, che aveva fatto una raccolta meravigliosa di monete antiche, dove lui vedeva la ricostruzione della faccia, delle fattezze di quelli che erano i personaggi classici, e poi vedeva anche in quei volti l'incitamento ad imitare quella che era la virtù di questi personaggi. Nel 400 le famiglie nobili iniziarono a raccogliere dei pezzi antichi che testimoniavano il loro prestigio sia politico che anche culturale, cioè facevano vedere che se ne intendevano, però erano anche personaggi importanti. Pensate che Cosimo il Vecchio de' Medici, che aiutò moltissimo Donatello e Brunelleschi, conquistò il potere politico a Firenze con la sua raccolta, col suo mecenatismo, col suo interesse per le opere d'arte. Lorenzo il Magnifico, il suo successore, addirittura aumentò la collezione di famiglia moltissimo, e questa collezione fu collocata nel palazzo di Via Larga e nel famoso giardino di San Marco, dove Michelangelo fece le sue prime esperienze. Per gran parte del Cinquecento le raccolte conservarono un carattere privato, ma verso la fine del secolo si ebbe il primo caso di un edificio creato appositamente per contenere le collezioni d'arte, e cioè gli Uffizi.
e dappertutto le collezioni iniziarono ad essere esposte nelle gallerie. Quando io dico galleria oggi penso a un edificio chiuso, eccetera, ma la galleria vera era un passaggio coperto, un vasto ambiente, però era un passaggio coperto dove si esponevano le opere d'arte di questi possessori e quindi si esaltava il gusto di chi aveva esposto la sua opera d'arte ed anche la potenza economica. Nel 600 a Roma, che era la capitale europea della cultura, i grandi collezionisti furono il cardinal Scipione Borghese, pensate alla Galleria Borghese, e Francesco Maria del Monte, anche d'altri. Però con l'andare del tempo si afferma una figura che è il conoscitore, potremmo dire, dilettante, cioè uno che mette le sue competenze al servizio dei nuovi collezionisti, che sono di estrazione borghese. In seguito, con la rivoluzione francese, con l'illuminismo, si afferma la borghesia che soppianta il collezionismo colto nobiliare e crea questo collezionismo moderno borghese. In questo periodo nascono i musei e questo è importantissimo, il potere statale diviene collezionista e gallerista. Pensiamo alla Francia di Napoleone, le famose spoliazioni napoleoniche che anche qui a Pesaro ci sono state, perché non è riuscito a portar via l'incoronazione della Vergine che sta al museo, però ha fatto portar via la parte alta che dopo è ritornata attraverso il Canova ai Musei Vaticani ed è rimasta là, e noi non ce l'abbiamo. Comunque, ripeto, Napoleone aumentò le proprie collezioni di beni artistici e oggi in gran parte queste costituiscono la ricchezza del Louvre. Nell'Ottocento il lavoro congiunto di musei, mercanti, collezionisti e pubblico crearono quello che verrà chiamato il mercato dell'arte, perché galleristi e collezionisti nel Novecento furono quelli che diffusero proprio fisicamente la gran parte delle opere d'arte del tempo. Musei e collezioni pubbliche sempre più grandi favorirono per esempio la nascita del MoMART, che è uno dei musei più importanti di New York, e del Guggenheim. Oggi l'investimento nel settore artistico rappresenta la sintesi di diversi fattori. State bene attenti, quali sono? La cultura prima, l'estetica e il valore economico. Concludo questa mia chiacchierata suggerendovi, quando farete il giro, di soffermarvi su alcune opere di pittura e di scultura che sono molto rappresentative della produzione artistica italiana dagli anni 20 in poi. Per la pittura io cito Carrà, di cui vedrete una marina, Campigli, che è quello lì che si chiama Il Gineceo, poi Rosai, ce ne sono due, La curva sul fiume e La strada fiorentina, adesso non so esattamente dove sono collocati. Poi De Pisis, un quadro di De Pisis di fiori. Poi De Chirico, di De Chirico ci sono due litografie, una con una piazza, quelle piazze vuote, tipiche dei quadri di De Chirico, e un'altra dove ci sono dei manichini, anche quelli tipici dei quadri. Però c'è anche un olio di De Chirico, che è quello lì, vicino alla porta, ed è un cavaliere vicino ad un maniero. Poi abbiamo un vaso di fiori di Cascella, che è diverso, Michele Cascella è diverso da Pietro Cascella, erano parenti. Pietro Cascella invece ha fatto delle sculture che voi vedrete all'esterno. Ci sono anche pittori locali come Gallucci, Piattella, vicino alla piscina c'è un quadro di Piattella che misura 2 metri per 2 metri e che dietro ha la dedica proprio alla Meuccia. È un quadro molto bello, astratto. Poi abbiamo anche un quadro di Mario Logli, La città ducale, di Fiorucci, e delle sculture, di cui alcune di Vangi
bellissime. Per esempio, per andare alla piscina vedrete per terra una scultura in bronzo dorato che raffigura una donna con un fiore. Il fiore non è che si identifica immediatamente, però è veramente un capolavoro. E naturalmente non posso non nominare le tre sculture dei Pomodoro, di due di Arnaldo, che voi vedete subito qui fuori, poi c'è Gio Pomodoro, e poi delle figure di danzanti, due proprio qui all'ingresso, che sono le danzatrici di Francesco Messina. Spero di non avervi annoiato e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci troviamo con il presidente della Fondazione Meuccia Severi. In occasione del FAI abbiamo scoperto questa villa meravigliosa. Sono tante le persone che hanno partecipato oggi, persone anche che erano amiche della signora Meuccia, persone che hanno vissuto in questa casa tanti momenti conviviali. Ma prima di andare a parlare un po' di questa figura di donna meravigliosa, raccontiamo quando è stata istituita la Fondazione e che cosa fa? Allora, la fondazione, di cui ho l'onore appunto di essere presidente, è stata istituita nel 2008, per poi possiamo dire potersi muovere in piena e totale capacità e con mezzi propri a partire dal 2019. Quando per grandissima generosità e lungimiranza della fondatrice Meuccia Severi, tutto il patrimonio della sede appunto di Villa Meuccia e soprattutto quello artistico è confluito nella fondazione medesima. Gli scopi sono chiaramente, trattandosi di una fondazione, sono quelli statutari e sono innanzitutto la conservazione, la buona conservazione, il mantenimento di tutto quello che è il bene artistico e soprattutto la messa a disposizione della collettività, soprattutto in ambito locale, per così dire, quindi la provincia di Pesaro Urbino, ma non solo, anche con un respiro regionale e nazionale, e quindi aperta ad iniziative culturali legate al mondo dell'arte, ma non solo, anche a quello della moda, che poi è stato il campo di lavoro, per così dire, per almeno un mezzo secolo di mia zia nella città di Pesaro nell'ambito della maglieria. E noi, io come presidente e tutto il consiglio, ovviamente cerchiamo di portare avanti quelli che sono gli scopi statutari nel migliore dei modi e soprattutto nel perseguire quelli che erano gli intendimenti della fondatrice. Ecco, raccontiamo brevemente, visto che lei ha vissuto a pieno questa villa, che aria si respirava, com'era Meuccia? Prima raccontava appunto la signora che c'erano persone accomunate da tante cose, dall'arte, dalla cultura, insomma, ecco, com'erano queste conviviali? Sì, allora io chiaramente ho vissuto l'ambiente della villa che oggi è diventata sede della fondazione, che ero un bambino, poi un ragazzino soprattutto, vista l'età, però ho avuto modo di presenziare, di conoscere in tante occasioni e in tanti eventi che Meuccia aveva piacere di organizzare e quindi se vogliamo di stimolare anche poi tutto quello che è stato una sorta di ricerca del bello che si estrinseca in quello che vediamo qua e ovviamente a questi eventi a cui partecipavano artisti, professionisti, imprenditori della realtà locale, spesso si accompagnavano anche delle manifestazioni d'arte, soprattutto legate alla musica, alla moda, e quindi direi che c'era proprio un piacere, quello che io chiamo un gusto del bello e della creatività, che si andava a fondere sia con la pittura, la scultura, la musica e il bel vestire, ecco, se vogliamo.